delle misure principe del governo Berlusconi. Come la prendete? Ma guardi, io non vorrei essere, come dire, un po' anarchico rispetto alla linea ortodossa del partito, ma io credo che questo sia il momento dove bisogna recuperare per forza di cose risorse. Allora, la signora, che credo abbia grande competenza nel gestire il suo bilancio familiare, sa meglio di me che le strutture pubbliche, quindi quelle delle amministrazioni locali, erogano una serie di servizi che spaziano dagli asili, finiscono a quelle che sono l'assistenza che danno gli assistenti sociali, cioè sono soldi che poi la collettività ritrova in quelli che sono servizi. Così come diventerà complesso, forse non utile, spiegare che le azioni che fa il governo italiano in giro per il mondo non sono regalie che vengono date ai singoli paesi, si stanno citando l'Iraq, ma sono una serie di strumenti che poi permettono di mantenere relazioni, permettono alle nostre imprese di poter lavorare. Molte delle cose che si fanno, soprattutto nei paesi del Mediterraneo e in altre zone del mondo, si basano su rapporti personali, si basano su quello che gli italiani hanno fatto in questi paesi, e da lì scaturiscono rapporti che consentono alle nostre imprese di avere più appeal. Adesso non vorrei citare una serie di esempi, ultimo quello della Libia, dove il binomio Sarkozy-Merkel ha creato le condizioni perché la Francia entri in maniera più pesante su un paese che tradizionalmente dipendeva dall'Italia. Ma tutto questo probabilmente dall'ottica molto piccola non viene colto, e lo dico in senso positivo, ma ci sono una complessità di interventi che servono proprio al sistema paese. La signora citava qualcosa di molto lontano, quindi la civiltà caldea in Iraq. Noi ad esempio stiamo costruendo tantissimo in Iraq e lo facciamo facendo lavorare le nostre imprese. E questo, voglio dire, in una concorrenza che ci vede confrontarci con i cinesi, con i francesi, con i tedeschi. La stessa cosa accade in tutti i paesi del Mediterraneo. E spesso per i lavori più sofisticati vengono chiamati gli italiani, non perché sono solo bravi, ma anche perché mantengono le relazioni migliori. Quando si tratta di lavorare al minimo del prezzo, sono le imprese cinesi che riescono a farla da padrone. Andiamo in pubblicità, dopo.